È sempre un piacere tornare qui all'Allianz Stadium, un vero e proprio salotto del calcio. Un saluto da Piero Gipardo, con me come sempre c'è anche Leria Dani per il grande calcio. Serie A pronta a regalarci altri 90 minuti di grandi emozioni, non staccatevi dal divano. Mi aspetto una gara giocata ad altissima intensità. È sempre un piacere essere qui in compagnia tua e dei nostri amici a casa. Sento delle vibrazioni positive per oggi, sono convinto che ci divertiremo. Juve che manda in campo questa formazione. Si schierano col 4-5-1, modulo robusto. Attenzione soprattutto alla posizione di due esterni di centrocampo che dovranno anche però spingere un po'. Potrebbero essere proprio loro, con il dinamismo che li contraddistingue, a decidere la gara di oggi. Vedremo se sarà questo l'assetto definitivo a partita in corso. Evita l'avversario. La mette in mezzo, interviene ed evita guai. Vediamo con l'aiuto della grafica l'11 di partenza. Partono col 4-5-1 di matrice offensiva che all'occorrenza potrebbe diventare un 4-3-3 alzando i due esterni. Potrebbe essere una delle chiavi del match, Pierre. Il loro sostegno in fase di possesso sarà fondamentale per non lasciare isolata l'unica punta. Occhio qui, va in porta, eh? Aveva solo il portiere da battere, sembrava una formalità e invece intervento da applausi. Una parata destinata a finire dritta negli highlights del match, Pierre. E indipendentemente dal risultato finale, par. Occasione da sfruttare. Molto bravo qui il portiere, non ci ha pensato due volte e ha evitato guai. Punto di battuta del calcio d'angolo. Il tocco dentro. Possono passare in vantaggio. Una parata incredibile. Lobotka. Occhio a Lukaku. C'è molto interesse per la prova di Nico Gonzalez. Vedremo se sarà proprio lui uno dei protagonisti del match. Oggi dovranno fare particolare attenzione i difensori, perché può mettere in serie difficoltà con le sue accelerazioni palla al piede. Quando parte in velocità non ci sono tanti difensori che possono stargli dietro, eh? Supera il diretto avversario. Kvaratskhelia. Rete! Il gol dell'1-0, eccolo! Rivediamo il gol da un'altra angolazione per apprezzare meglio lo spiovente per il compagno. Non ha davvero lasciato scampo al portiere con questa botta dalla media distanza. Si gioca, Juve con un gol da recuperare. Si attende adesso la risposta bianconera. Cop Miners. Occhio a Lukaku. Cerca la soluzione personale. Ottimo intervento del portiere. Deve liberarsi del pallone. Gatti. Provano a portare pericolo dalle parti dell'area avversaria. Anguissa. Ottima lettura difensiva. Che Kefren Turam è solo e deve aspettare rinforzi. È entrata decisa ed efficace, ha sventato una chiara occasione. Si propone Kvaratskhelia. Si muove per vie centrali. Difficile capire cosa volesse fare. Pallone comunque altissimo. Douglas Lewis. Bremer. Buongiorno. Palla che arriva a Spinazzola. Passaggio intercettato, palla recuperata. Dusan Vlahovic. Palla interessante nello spazio. Può cercare il tiro da lì, sentito il pubblico. I tifosi lo avevano invitato a gran voce a calciare e per poco non faceva secco il portiere. Non ci è andato lontano. Conclusione che è uscita di un soffio. Buongiorno.
Di Lorenzo. Preferiscono non scoprirsi e invitano gli avversari a salire. Teuncob Miners ha l'occasione per riaprire il match. Potevano trovare il pari qui. Ma doveva prendere la porta da lì. Non si possono fallire certe occasioni. Ancora poco da giocare prima dell'intervallo. Risultato ancora in bilico, ma la formazione ospite ha fatto qualcosa di più e non a caso è avanti nel punteggio. Andare a riposo in vantaggio darebbe ancora più slancio alle loro ambizioni di successo, Pier, ma non penso proprio che la formazione avversaria starà a guardare. Devono mantenere alta la concentrazione e continuare a giocare a calcio, come hanno fatto finora, senza troppi calcoli. Fanno girare il pallone, non sembrano avere fretta nonostante lo svantaggio. Manovra che finisce qui, palla nuovamente per gli avversari. Riesce a tenerla in gioco. Douglas Lewis. Copminers col pallone. Avanzano della tre quarti avversaria. Controlla il lancio, vediamo cosa inventa. E c'è il gol, la Juve ritrova la parità. Eccolo, il replay del gol. E c'è da sottolineare la palla filtrante con cui ha liberato il compagno il tiro. Aveva diverse opzioni per battere a rete, alla fine ha preferito colpire di potenza e ha battuto il portiere con una botta secca, imprendibile. Siamo di nuovo in parità, grazie al gol dell'1-1. Cambiano il fronte l'attacco con questo lancio che taglia tutto il campo. Si andrà avanti a giocare per altri 60 secondi. Lobotka. Anghissa. L'arbitro manda le due squadre negli spogliatoi al termine della prima frazione di gara. La gara non è ancora... Si riparte dopo l'intervallo, calcio d'inizio per la Juve. Entra sulla palla, esaurisce l'azione avversaria. Matteo Politano. Occhio a Quaraschelia. Capisce tutto e ferma l'azione. Ricorrono al pressing. Vlahovic. Ci sarà punizione per la Juve. Copminers. Il pubblico vorrebbe la conclusione. Sta per farne un altro, ma il portiere ha detto di no. Non si è lasciato sorprendere negandogli la gioia del gol. Avrà modo di rifarsi, non deve abbattersi. Cerca il secondo palo. Palla che finisce sul fondo, ha perso una buona occasione. Che sembra padrona del campo, giudicare almeno dal numero di palle gol create. Nonostante questo però la formazione bianconera sta facendo una fatica enorme a trovare il gol. Lobotka. Azione che prosegue, si affacciano nella tre quarti avversaria. Possono passare in vantaggio. E c'è il gol, attenzione, tornano in vantaggio. Poteva dribblare il portiere o scavalcarlo col tocco sotto. Ha scelto per la soluzione di potenza, ci sta. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Teuncob Miners. Tentativo bloccato senza problemi dal portiere. David Neres.
Douglas Lewis. Tocco per Nico Gonzalez. Prova. Ci arriva il portiere, ma non è finita. Nulla di fatto dunque. Ferma l'avversario, palla in fallo laterale. Giocata da Plausi. Occhio a Quaraschelia. Iniziativa sventata dal portiere. La calcia in profondità. La mette fuori. Riceve Quaraschelia. Contrasto pulito. Sventa il tentativo avversario. Douglas Lewis. Resta in piedi nonostante il contrasto. Nico Gonzalez. C'è campo, attenzione, la squadra è sbilanciata in avanti. Hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio. Decisivo qui il portiere. E l'uno contro uno ha fermato l'attaccante lanciato a rete. Si parla spesso di parate che valgono come un gol. Questo è uno di quelle, segna 1-0 per il portiere. Cerca il traversone. C'è un buon anticipo. Ci sarà un nuovo corner. Devono sfruttare bene questo corner se vogliono arrivare al pareggio. I tifosi hanno già la colina in bocca. Tocco per Nico Gonzalez. La squadra avversaria riconquista il pallone. Occhio all'avanzata di Spinazzola sulla fascia. Posizione invitante, risultato non all'altezza. Ci sarà il cambio nelle file della Juve. L'ultimo tocco è il suo, sarà rimessa laterale. Theon Kopmeiners. Si trascina il pallone oltre la linea laterale, errore gratuito. Lukaku. Inarrestabile Lukaku. Grande intervento in chiusura. Hanno metri a disposizione. Contropiede gestito davvero male. Cerca il corridoio. Trova bene la profondità. Palla in rete. Ha colpito di nuovo. Hanno verticalizzato alla perfezione in occasione del gol, tagliando in due la difesa con questo lancio filtrante. È stato quindi un gioco da ragazzi mettere alle spalle del portiere sfruttando la situazione di 2-1. Siamo 3-1 e magari non finirà così. Nico Gonzalez. Occhio al tocco preciso per servire il compagno. Non va, nulla da fare. David Neres. Tentativo di traversone. C'era solo la potenza qui, la Milano. Ci sarà una sostituzione. Bremer. La legge bene, ferma il passaggio. Respinge corto il portiere, pericolo. Allontana la minaccia qui. Dusan Vlahovic. La Juve prova a sfruttare le corsie laterali. Prova a metterla in mezzo. Nulla di importante qui. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Palla per McKennie. Occhio all'occasione per riaprire il match. Hanno avuto l'occasione per portarsi a meno uno, adesso è davvero molto difficile recuperare. Se avessero segnato, avremmo assistito a un finale ancora più infuocato.
Tocco impreciso, regala il pallone. Buona l'intuizione qui. Prova col tocco là sotto. E c'è la rete del finale, si riportano in gara, meno uno. Splendido il suggerimento in verticale in occasione del gol, come evidenziano bene queste immagini. Ha poi visto il portiere fuori dai pali e l'ha scavalcato con un delizioso pallonetto. Stiamo assistendo a un match davvero emozionante sul risultato di 3-2. 3 minuti di recupero concessi dall'arbitro. Prosegue spedito ancora. La spazza via bene qui. Con grande personalità ha fermato l'azione d'attacco. Ultime chance per la Juve per evitare il KO. Vediamo cosa combinano. Possono trovare il gol del pari. Attenzione! Questo è un gol pesante che riporta il risultato in parità. Finisce qui senza vincere.